Dici pure che è una vergogna che tiene a quello sfaticato di nipote, a Vincenzino, che tiene la giovinezza e la salute e non vuole lavorare più. E tu non hai potuto comprare niente, è vero? E noi oggi che mangiamo? Che vergogna, che vergogna! Siamo finiti in bocca della gente, siamo finiti e tutto per colpa di quella capa pazza di mio nipote Vincenzino. Dopo lì mi faticavo sempre, era tutto casa e fatica e ora non vuole fare niente più. Ma perché? Perché? Perché le cattive compagnie l'hanno cambiato. Aspettate, ma mi ha sempre voluto bene! No! 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 Ha detto tre volte bene! Sì, ho detto tre volte! Perché quando uno come Vincenzino si permette di alzare gli occhi su mia sorella Rachelina, vuol dire che questo rispetto non lo tiene, non l'ho mai tenuto. Scusate, non avvertirò, ma io ti ho fatto di male? Che ogni tanto sono passato sotto al balcone, ho guardato i vetri. Oui? Ma perché un guardi i vetri si compromette? Orsù! Orsù! E senti a me, orsù! Voi vedi dal balcone, non li guardate più! Fare il tuo quartiere per riuscire tutto quanto. In un tengaccio per la posta. Se lo sappiamo. Oh, fai! E allora se ti permetti un'altra volta di fare la sentinella sotto al balcone di mia sorella, ti faccio passare un brutto quarto. La fitte casa è che se non paghiamo e non ci mettiamo in regola ci manda lo sfratto. Sì. Hai capito? Lo sfratto. Sì, sì. E non solo. Quella ha minacciato a te. Ah, sì? Ha detto che ti deve fare una bella mazziata, sì, perché lui non si fa prendere in giro da uno sfaticato, un bacchetto. E tutto per colpa del tuo professore, il grande filosofo, contro la contusa che su tutti effetti vergogna. Sì, zio, per cortesia, non iniziamo ad offendere il professore, capito? In questa casa, la serenità nei vostri cuori, nei vostri cuori. È arrivato, capomero mio! Zitto, prego, ben arrivato. E zia, tu non lo conosci, faccio le presentazioni. Lo so, permettete? Permettete? E questa qua, questa che sta seduta, questa è mia zia Carmela. Zia Carmela, il professore Edoardo Farascandalo e Laura, il filosofo Marco. Allievo discepolo. Tanto piacere, signorina. Edoardo Farascandalo dei Marchesi, qua sta macchia. Qua sta la che? Piace, allora, con questo che c'entra con quello che stavo dicendo? Torniamo a Vicenza, giusto? Perché la cosa non è finita lì. No. Ehi, lui ha continuato e mi ha detto: ma tu lo sai che tua moglie fa schifo? Ma tu fai più schifo di tua moglie. Vieni qua. Io mi sono avvicinato e lui, boh, ha dato uno schiaffo. Chissà te. Ehi, e tu? Fermo, indifferente. Non mi sono proprio morso, no. Allora lui, preso dalla disperazione, boh, vado ad un altro schiaffo e tu fermo in botte. Sono idee differente. Ho trapalato un po' perché lo schiaffo è stato forte. Mi sono ripreso subito, sono idee differente, ci parlavo un po' di sangue dall'altro, intendo che ballava, sì, e pensavo tra me, chissà questo stupido dove vuole arrivare. A un certo punto questo l'ho visto, si è visto perduto. Attorno si era fatta la folla, allora ha preso quel pavolo nella giacca, ha alzato da terra, quello un pezzo di uomo più alto di me, e mi ha sputato in faccia. Ma da volte due schiaffi e un cazzotto sul vaso, o sai che scurreva, la gente rideva. E tu? Fermo, fermo. Immobile, lo so, dice Marco controlla, di Marco controlla, l'indifferente. All'improvviso, professore, l'ho guardato fisso negli occhi e mi sono fatto una bella risata e indifferentemente me ne sono andato. L'ho lasciato come un imbecille. Bravo. Come avete detto nella lezione di ieri, la numero 7? Accogli sorridendo le sue percosse, questa sarà per lui la più grande punizione. Esatto, professore, gli ho dato una punizione esemplare, professore. Vabbè, adesso però se permettete voglio andare, e vado in farmacia. Sì. Perché il farmacista è amico mio, no? Quella ieri mi ha vista e mi ha detto: Marco, curati, curati, perché se si gonfia la ghiandola dell'orecchio, fa un'orecchia così, ti viene rotina, non è il caso, questo indifferente sì, ma sordo male. La vostra se ne va, questo, vediamo la prossima lezione. Tutti non desiderano altro che il momento in cui potranno finalmente andare a riposare. Quando poi, dopo anni e anni di lavoro, finalmente si riposano, si sono talmente abituati a lavorare che a stare senza fare niente si annoiano. Perché non mi fanno abituati. Dice, tu lo sai, a me mi chiamano fiammifera. Ma che bello e buono, ma piccia e mi indomazzata. Anna, donna Pino, dovete tenere un poco di pazienza. Adesso il ragazzo torna a lavorare e vi paga. Anna Carmela, io di pazienza ne ho tenuta fin troppa. Sono 3 mesi che vengo, ho voluto aspettare.
se ne approfitta. Frigo, basta! Fai basta, mo! Sì, vabbè, tu mi hai fatto un ma che modo di gridare in casa d'altro? Avete ragione, non so, ma chi si fa perdere la cervella? Ma che esagerazione, no, siete veramente noiosi e asfissiati. Scusate, ma quanto dovete avere? Fino a me! Arrivi tanto, oh, c'è no. Allora dunque si tratta di 800 lire più 70 lire per le fodere. Allora in tutto 870. Questo è tutto. Ma tanto hai ragione. Ecco qua, ecco. Io vi ho segnato. Passate domani a quest'ora e sarete pagati. Ah, ecco, io passo domani a quest'ora. E sarete pagati. Sta bene. E allora io domani a quest'ora sto qua. E io ti cancello. Io sono il notaio Pietro Collacione. Voi siete il cugino del carpentiere Giorgio Esposito che nel 1925, e precisamente il 21 agosto del 1925, si trapiantò a Buenos Aires? No, no, non sono io, no, no, e no. Come no? Voi siete il cugino del carpentiere Giorgio Esposito che nel 1925, e precisamente il 21 agosto del 1925, si trapiantò a Buenos Aires? Cercate di ricordarci bene. A Buenos Aires proprio? No, no, non sono io. No, no, andiamo, Gesine, tutti abbiamo un lontano parente in America. Vabbè, ma io a questo non me lo ricordo proprio. Però, ha detto così mio fratello.
ho perduto 500.000 lire! E che mi importa? Non mi passa manca paca! Mamma che ma che sta fatta la serpe questa cazzo? Sì, sì, signor! Chiesa vuole provare! E poi rimmo se non lo faccio! E voglio tutti i contributi che mi aspettano! Ah, che ti aspettano! E aspetta, aspetta! Ma voi volete un poco! Ma che dobbiamo dar conto a te? No, fammi sentire, vieni qua! Un pazzo venite, cosa fa? Ma che dobbiamo dar conto a te? No, verità! Sono proprio innamorata di Vincenzino, lei è curioso. Ecco, me lo presenta alle amiche mie. No, non mi piace. Non ti piace? No. E te lo fai piacere, hai capito? O non è proprio il momento di metterti a fare i capricci? Non sto facendo i capricci. Non si rende la conto che il pastificio è inattivo. Non basta lo stesso. E non basta. Vedete, Vincenzino, ha bisogno di avere una garanzia sul vostro vizio. Quale vizio, professore? Quello di spendere e spandere. È vero, professore, quello è vero. Ah, ma io vi do la mia parola che metterò la testa a posto. E quando Ferdinando De Rosa ha dato la sua parola... Non basta lo stesso. E non basta. Amico mio, io ho buttato giù una bozza di un contratto che potrebbe essere favorevole sia per voi che per Vincenzino, se mi prestate un attimo di attenzione. Prego. Voi date a Vincenzino la direzione amministrativa della vostra azienda. Vincenzino incassa, paga, tutela il vostro interesse e contemporaneamente anche il suo. Insomma, diventa un vero e proprio gestore del pastificio con una funzione di controllo su tutte le operazioni commerciali. Alla fine del mese voi prelevate il vostro stipendio, Vincenzino preleva il suo, io controllo. Ah, voi controllate? Così Vincenzino ha la sicurezza che non ci sono dispersioni o fughe di danaro. Né più e né meno. Non c'è problema, non c'è problema, sono a vostra disposizione. Appena mi date la cambiale io vi verso la somma. E adesso la andiamo subito a comprare la tabaccaio. Mamma, fate scendere la camerina. No, fate scendere la nessuno, state a casa. Avete preparato proprio tutto. Per non perdere tempo. Vincenzo. Sì, professore. Devi firmare. Devo scrivere. Tuo nome e cognome. Sì, dove c'è la croce. Hai. Uno. E due. Due. Bravo. Tre. Tre. Mamma mia, professore, non finiscono più quelli. E cinque. Ancora un attimo. Ecco qua. Ecco qui. Con la firma e l'avallo di Vincenzo. Benissimo. Ma se avessi avuto un maschio l'avrei chiamato Tramonto e la femmina l'avrei chiamato Aurora. Che poesia, la verità, la verità, la verità. Il danaro è un trucco, è un turpe trucco, è un imbroglio. E tanto è vero che è un imbroglio che Vincenzino Esposito, senza possedere la croce di un centesimo, ha dato e dà tutte le impressioni di essere milionario. Non hai mai dato la felicità a nessuno. Avete ragione, professore, ho imparato la lezione. Il danaro non dà la felicità, specialmente quando è povero. Vediamo, facciamo un pinto. Vincenzino, ricorda, ricorda, Vincenzino, uomo sposato, mezzo inguaiato. Come se parla di Giovanni? Alza la questa serata inaugurale di
di questa rassegna teatrale dello spettacolo che abbiamo immaginato mia moglie Laura ed io con grande passione, con grande entusiasmo, con grande impegno anche finanziario nostro, ha avuto un bel inizio, è partita col piede giusto. Speriamo che i prossimi spettacoli accolgano un pubblico numeroso e entusiasta come quello di stasera. Vi ringrazio dei vostri applausi. Benevento non dorme, Benevento è fatta di teste pensanti, intelligenti.